Nell'ultima puntata abbiamo raggiunto 70.000 volt con 10 celle. Ora, per aumentare il numero di celle, ho scelto un condensatore più piccolino come dimensioni, ma che tiene la stessa tensione e con capacità più grande. Infatti abbiamo un 10 nanofarad 2 kV contro quello che usavo fino ad oggi, che era un 6,8 nanofarad 2 kV. Con queste dimensioni ridotte dovrei riuscire a realizzare un bel numero di celle in poco spazio e con un montaggio anche più ordinato. Mettendo su 1000 fori componenti, ad esempio qui ho realizzato 2 celle, le ho solo piazzate, ma già da qui vedo che sono molto compatte rispetto a prima. Infatti posso seguire una regola contando i reofori e quindi i diodi 1N4007 li metto in questa disposizione in modo che lasciano 2 buchi e i condensatori li metto su 2 file a passo in modo che lasciano 2 buchi. In questa maniera ho che la cella si ripete esattamente con la stessa configurazione e avrò l'occupazione di spazio minima. Ho realizzato le 10 celle con i condensatori nuovi. Come si vede è molto più compatto, infatti queste 10 celle corrispondono a queste altre 10. Quindi adesso vediamo come si comporta questo insieme, se riusciamo a ottenere delle tensioni superiori. La capacità appunto è 10 nano contro 6,8. Per provare le nuove celle collego la 1000 fori al vecchio azionamento, esattamente sui 2 punti di inizio moltiplicazione. Per misurare l'alta tensione, come sempre, tengo separati gli elettrodi e utilizzo un partitore resistivo con 1 gigaohm, 1 megaohm e vado a leggere su il multimetro la tensione divisa per 1000. La tensione 76. Ok, quindi questa cella è effettivamente costituita con questo nuovo condensatore ceramico a strato singolo da 10 nanofarad, ha un valore leggermente superiore alla vecchia cella. Infatti prima misuravamo 70.000 con la cella fatta in MKP 6,8 nano e adesso appunto 75-76. Proseguendo con la costruzione delle celle sono arrivato fino a 15 e occupo praticamente tutta una 1000 fori. Facciamo il test della tensione raggiunta. Diamo tensione 96.000 volt, quindi quasi 100.000 volt. Ecco, togliendo tensione torna a zero. Questo è il rumore del mouse che gli dà fastidio l'alta tensione e si disconnette dal PC. Se facciamo una prova di scarica a questa tensione, vediamo che l'arco è bello energico, raggiunge quasi il centimetro. Ho aggiunto altre 5 celle su questo lato, ben distanziate perché essendo una 1000 fori sotto abbiamo le pad metalliche, per cui questa seconda fila, se viene avvicinata troppo alla prima, probabilmente comincerà a scaricare. E ho portato in collegamento la prima fila sulla seconda tramite questi due collegamenti. Quindi il totale adesso è di 20 celle di moltiplicazione. Vediamo la tensione che si riesce a raggiungere. kV. Quindi in proporzione vediamo che la tensione è calata. Infatti se fosse tutto lineare con 20 celle, siccome a 10 celle avevamo circa 75 kV, con 20 celle avremmo dovuto raggiungere i 150 più o meno. Solo che nel moltiplicatore di Cockcroft, quando le celle aumentano e n diventa grande, cominciano a subentrare le perdite e non si riesce più ad avere il rapporto di moltiplicazione preciso.
Per ovviare a questo problema, in teoria bisognerebbe aumentare la capacità delle prime celle. Quindi cominciamo a notare questo effetto, diciamo, di saturazione. Ecco conclusa la matrice di celle di Cockcroft. Sono venute 30 celle, quindi sono 15 sul lato superiore e 15 sul lato inferiore. Quindi, siccome ogni cella monta due condensatori e due diodi, abbiamo un totale di 60 condensatori e 60 diodi 1N4007. Quindi l'alta tensione di circa 1000 volt che viene applicata all'ingresso viene moltiplicata per tutte queste celle. Quindi l'alta tensione che avremo qui sul punto finale dovrà fare una bella strada per arrivare fin qua. Avendo identificato una posizione geometrica ripetibile, anche il lato saldature è venuto molto pulito. Infatti ci sono solo ed esclusivamente le saldature che riguardano i punti in comune delle celle. Faccio la prova in tensione con tutte le 30 celle collegate, quindi vado ad azionare l'alta tensione qui. Ecco, 109 kV. Quindi vediamo che nonostante sia aumentato il numero di celle, la tensione si è alzata di poco. Prima con 20 celle avevamo 104 kV e quindi le ultime celle non contano più di tanto. Questa è una scheda di prototipo che mi serviva per valutare qual era il numero di celle opportuno e adesso potrò fare il circuito stampato. Proviamo l'arco elettrico. Con circa 110 kV diamo tensione. Ecco che si sente anche lo sfrigolio prima dell'arco. È come un sibilo. E scarichiamo praticamente a un centimetro. Riassumendo. Con 10 celle abbiamo 75 kV, con 15 celle 94 kV, con 20 celle 104 kV e con 30 celle 109 kV. Quindi probabilmente il numero giusto di celle è 15, perché satura un pochino, ma si riescono a raggiungere i 100.000 volt, che sono una tensione più che sufficiente per innescare un bell'arco elettrico, partendo da una 12 volt continua.